Arriva dal Giappone il robot bambino che sorride, si mostra divertito, sorpreso o triste, tutto con le sole espressioni del volto. Far parlare il volto di un automa senza che apra bocca è infatti un duro lavoro per gli esperti di robotica. Mimare le espressioni sociali non è semplice, espressioni facciali, sia per le difficoltà di riprodurre le asimmetrie tipiche dei volti umani che per i limiti imposti dai materiali che costituiscono oggi la pelle dei robot. Vedete affetto il robot che mima i gesti facciali, e ovviamente per le difficoltà di decodificare le espressioni facciali e sviluppare modelli matematici e informatici in grado di riprodurle. Eppure, a guardare il volto di questo robot, un robot bambino che arriva dal Giappone, verrebbe da credere che di passi avanti se ne sono compiuti. Affetto è un bambino robot già alla seconda generazione. I primi modelli risalgono al 2011, ma i limiti di cui sopra abbiamo parlato sopra hanno impedito finora che fosse capace di mimare le espressioni di un bambino con fedeltà. Alcuni ricercatori però sono riusciti oggi a introdurre espressioni più sfumate, quantificando e aggiustando in dettaglio i movimenti compiuti da ciascuna delle 116 unità di movimento presenti sul volto del robot bambino, ed elaborando dei modelli che ne permettessero un controllo più raffinato. Ed è stato possibile riprodurre sorrisi ed espressioni accigliate in maniera sorprendente. Giudicate voi stessi da queste immagini.